inglese, poi sarà la volta anche di Ezio Germiani, come vi dicevo potrete vederlo in Domenica Sprint e negli altri nostri notiziari sportivi di oggi e di domani. E a questo punto io restituisco la linea ad Amedeo Verduzio allo studio di Roma, dopo aver ringraziato anche lei ragazzi. Buongiorno, sono stati rilasciati e probabilmente... Grazie, bentornati a Doppio Slalom. Maria, la nostra nuova campionessa, deve disputare il suo primo slalom gigante. Vai Maria, quindi alla postazione. Andiamo a vedere il montepremi della nostra campionessa fino a questo momento. È di 400.000 lire, slalom gigante. Via con il tempo. CP. I gemelli che nacquero dall'uovo... Castore Polluce, V. In quale città ha origine la maschera di pantalone? Venezia. Sì. AS. Con che termine un po' scherzoso è indicata una lunga serie di scioperi nel settore dei trasporti aerei? ER. Di quale regione è capoluogo Bologna? Emilia Romagna, BC. Si controlla con l'elettrocardiogramma? Battito cardiaco, sì. A. Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo ampio? Ampissimo. No. NP. Le due sostanze raccolte dalle api più anziane? Cambia esagono se non ti viene. Aio. I cinque elementi che in condizioni normali sono allo stato gassoso sono fluoro, cloro... PDC. La carica di pininfarina. AC. AC, a differenza di quello solare, dura 365 giorni giusti giusti. Dai la risposta, dai la risposta. Troppo tempo è passato, purtroppo. AC, a differenza di quello solare, dura 365 giorni giusti giusti, l'anno civile. NP, le due sostanze raccolte dalle api più anziane sono il nettare e il polline. A, qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo ampio e amplissimo, con la L? AIO, di cinque elementi che in condizioni normali sono lo stato gassoso, fluoro, cloro, azoto, idrogeno, ossigeno. AS, con che termine un po' scherzoso è indicata una lunga serie di scioperi nel settore dei trasporti aerei, aquila selvaggia. PDC, la carica di pininfarina, presidente della Confindustria. Maria, non è andato benissimo questo slalom gigante, 600.000 lire di montepremi. Adesso abbiamo i tuoi primi sfidanti, i primi sfidanti della tua carica di campionessa di doppio slalom. Andiamo a conoscerli, sono Stefano e Gianpietro. Ciao Stefano, ciao Gianpietro. Parlateci di voi. Stefano. Ciao, sono Stefano. Ciao. Vengo da Bergamo, dove frequento la quinta informatica dell'ITIS Paleocapa, meglio conosciuto come Speria. Faccio qualsiasi tipo di sport mentre sono libero di impegni di studio. Mi piacciono gli scacchi e sono iscritto all'Interclub. Sogno nel cassetto una laurea in economia e commercio, penso. Buona fortuna, Stefano. Grazie. Gianpietro. Anch'io frequento come lui l'ITIS Paleocapa, anche 17 anni. Frequento la quinta C informatica e mi occupo in particolare sono anch'io sport,
computer e nel tempo libero mi dedico a quelle riviste di scacchi in generale, come cioè risoluzione di problemi scacchistici. Ho capito. Sono nel cassetto, nessuno in particolare. Primo slalom. Cominciamo questo primo slalom con la lettera I. L'arte giapponese della composizione... Ikebana. Vegetali, esatto. Lettera K. K. K, K, K. È la sigla dei fanatici razzisti americani? Ku Klux Klan. No. K, K, K è la sigla dei fanatici razzisti americani incappucciati di bianco. Cos'è la seconda K? Klux. Esatto, Stefano. Lettera L. L. Lo scrittore italiano di nome Carlo, autore di Cristo si è fermato a Ebo. Levi. Esatto. Lettera T. Lettera T. Il prospetto è emesso da un computer. Tabulato. Sì. Lettera P. La terribile malattia epidemica descritta da Camus e da Manzoni nei Promessi Sposi. Peste. Esatto. Lettera B. B. È una delle caratteristiche della vita militare quando la sveglia viene sostituita dalla tromba, l'abito dalla divisa, il pranzo dal rancio e il letto... dalla branda. Dalla branda, infatti, Maria. Lettera N. Manca solo un esagono per Maria, attenzione Stefano, attenzione Giampietro. Una composizione musicale a carattere lirico, generalmente per pianoforte, sono famosi quelli di Chopin. Notturno. Primo slalom per Maria, la nostra campionessa. Stefano e Giampietro possono rimediare con lo slalom di rivincita. Io volevo ancora una volta dire che Davide Totorella ha usato il termine carogna, che è un termine un po' forte, ma in realtà così è una simpatica carogna. Se non ci fosse lui mancherebbe qualcosa qui a doppio slalom, Davide. Sentimi di dirlo perché lo meriti. Alle latitudini superiori. Avrete potuto notare che la nuvolosità si è dissolta quasi dappertutto durante la notte, restando presente solo sulle estreme regioni meridionali della penisola, sulle quali l'instabilità resta in agguato. D'altronde, la circolazione sul Mediterraneo è molto debole e gli effetti dell'aria fresca in quota si faranno ancora sentire. Pertanto, nelle ore pomeridiane, ci dovremmo aspettare ancora addensamenti intensi sul meridione peninsulare e sulla Sicilia, con manifestazioni temporalesche a carattere sparso. Questi fenomeni saranno anche possibili sulle zone interne montuose delle regioni centrali ed in generale su tutte le Alpi e Prealpi. Con il passare delle ore, le precipitazioni si attenueranno ed il cielo durante la notte tornerà in prevalenza sereno al centro e al nord. Ma, dato che l'umidità resterà su valori elevati, ecco di nuovo la formazione di foschie sulle pianure, nelle valli e lungo i litorali, con riduzione locale della visibilità. I venti nei bassi strati resteranno ancora deboli, ma acquisteranno una componente da nord, rinforzando localmente sul versante adriatico e su quello ionico. Quindi, la temperatura della notte potrà avere ancora qualche lieve diminuzione. I mari resteranno poco mossi, localmente mosso il canale d'Otranto. Per ora è tutto, grazie, arrivederci stasera. Buongiorno, benvenuti su Rai 3, vediamo... Gliel'hai chiesto? No, ma lo farò presto. Eccola che viene, è meglio che ti nasconda. Cosa fai, Karen? Niente, mamma. E allora perché stai qui? Mamma, posso invitare Nessie alla mia festa? Nessie? Da ciascuna delle sedi RAI saranno trasmessi i telegiornali regionali. A più tardi.
Buongiorno dalla redazione del TG Lazio. Vabbè, ma dico, cos'è tutta questa roba? Me la porto sempre appresso, se no me la frigano, Coperte, gavettino e il mini bagno personale. Bagno personale? Sì, è il bugliolo, no? Vabbè. Tutta la pianura padana è stata creata dagli uomini, perché nel periodo geologico si sono formate delle alluvioni antiche e moderne che poi l'uomo ha dovuto sistemare e mettere cultura, e il Po è stato anch'esso regolato perché prima si spandeva. Hat einstimmig den Antrag der Opposition in der Sache der Verurteilung des Pakts Ribbentrop-Molotow aus dem Jahre 1939 angenommen und die dopo. Ma l'importante è dare un colpo di telefono perché, ripeto, la chiamata non è impegnativa. La nuova cameriera e il maggiordomo, la mia signora. E riverisca, signore. Che strani tipi di domestici. Beh, che cosa aspettava con un preavviso di poche ore? Se lei avesse sudato come abbiamo sudato noi per trovare questo posto. Quello che lui vuole e quello che lei vuol dire è che noi siamo il meglio che vi fosse disponibile. Oh, non far caso, in tempo di tempesta ogni pertuso è porto. Oh, proprio così, caro. Chiama Pierre. Come vi chiamate? Io mi chiamo Olio e la mia metà è Agnese. Un piccolo incidente. Mi ha chiamato, madame? Sì, Pierre. La nuova cameriera è il maggiordomo. Conducete. Sembri uno schese, tu sembri sordi. Dai, non esiste sordi, so io, no? Sordi e mio. Ma che fai? Ma che fai? E sei no, io... No, io vorrei sapere esattamente chi di voi due è sordo. È stata l'ultima donna che hai avuto in vita tua. Sai che...